Marianna Macedonio, quanti anni hai? Classe 1980, quindi 38 anni. Carriera rapida, dal fare l'avvocato al fare il ristoratore. Come L'oste. mai? L'oste, come Io la definisco una sana incoscienza. mai? Perché? Perché? Perché comunque ho avuto il coraggio a un certo punto di ricominciare. Ricominciare vuol dire studiare, rimettersi in gioco per affrontare, diciamo, un'attività che sembra facile, ma che facile non è. Ma tu sai che i ristoratori a Roma sono meno degli avvocati? Sì, è uno dei Sono motivi un per cui, terzo, un terzo. esatto, uno dei motivi per cui ho cambiato attività. E un qualche rimpianto? Assolutamente no, anzi, fiera della scelta che ho fatto. Come mai questa scelta della ristorazione? Perché ho sempre avuto una passione per la cucina e soprattutto per gli allestimenti. Quindi sono riuscita, diciamo, a far combaciare l'arte culinaria all'arte, diciamo, dell'allestire. E quindi, diciamo, è un giusto compromesso perché gli eventi mi permettono di fare entrambe le cose. Tu gestisci un antico maniero, Sì. perché questo è un casale, che è quasi un castello in Tor di Quinto, cioè siamo quasi al centro di Roma. Sì, infatti mi definisco la castellana, in modo, non vuole essere un modo Ma ti presuntuoso, ma definisci la castellana, ti definisci l'oste, eh ma beh, tutto! Eh beh, ma è ridicolo. nella vita bisogna sapersi adeguare ad ogni situazione. Io comunque sto in un castello, all'interno di un ristorante, ecco là che posso fare l'oste castellana. Una cosa buona, Una cosa nuova. ma una delle cose particolari è che questa nicchia che tu hai creato è una nicchia che ormai è inserita nelle cosiddette, nel cosiddetto ambito delle feste romane, quindi feste per bambini, Halloween, Capodanni. E diciamo che questo casale Tor di Quinto è entrato ormai nella tradizione romana. Sei riuscito ad entrare nella tradizione romana, te ne rendi conto? Io me lo auguro, anche perché, come si dice, per crescere ci vuole tanto, per sprofondare ci vuole un attimo. Ma Quindi tu sei sto. bravissima! Sì, cerco di. No, ci provo, non è che sì, ci provo ad essere brava. Soprattutto Le specialità sono soprattutto carne, carne. ma uno dei nostri, diciamo, cavalli di battaglia sono i risotti, fatti in qualunque Ah! modo, stagionali, quindi a seconda poi della stagione ci possiamo sbizzarrire. Che vengono fatti al momento con il riso carnaroli, quindi con il vero riso all'onda, è il vero risotto. Cosa consigli a chi fa ristorazione a Roma, cioè ai tuoi colleghi? Cosa deve fare un ristoratore romano? Deve intanto conoscere alla perfezione tutte quelle che sono le materie prime, conoscere tutta una serie di situazioni tipo il food cost, comunque è a tutti gli effetti un'attività che richiede moltissima preparazione. Cioè, non è più come una volta, che uno sapeva il negozio, faceva una cucina, un bucaniano, è cambiato, non esiste più. È cambiato anche perché è cambiato, diciamo, il mercato, la domanda e soprattutto perché siamo in un, diciamo, un periodo storico abbastanza particolare dove naturalmente la gente vuole, tra virgolette, mangiare bene e spendere giusto. E spendere il giusto. Hai notato una flessione? Diciamo che fortunatamente il mio settore è un settore che in crisi, per carità, come tutte le cose, In crisi. c'è. Però col fatto che si tratta di eventi, la gente comunque tende a festeggiare, quindi è una crisi relativa, nel senso che comunque chi vuole festeggiare, festeggia. Un Cosa festeggiano? po' tutto, quindi dal classico compleanno alla festa, all'anniversario di matrimonio, al divorzio, incredibile, ma vero. Festeggiano anche il divorzio. Sì, Invece esiste. noi festeggiamo il fatto che sei un esempio dell'impresa che sposa la tradizione italiana. Questo sei tu che me lo dici. Perché non è che fai fatti cinesi.
Ah, no, quello no, assolutamente. Sono un'italiana doc e fiera di esserlo. E allora, che dirvi? Qua ci vuole veramente un grosso in bocca al lupo, che non fa mai male. E noi ti ringraziamo. Io ringrazio voi. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Buonasera.